Ciao, ciao a tutti. Oggi ho da mostrarvi un pacchettino, cioè più che il pacchettino, il contenuto del pacchettino arrivato da AliExpress che contiene alcune cosette natalizie che vado a mostrarvi subito. Sono proprio due cose, però così. Ecco, insieme alle cosette natalizie, però c'erano anche questi che sono due cucchiaini palettine. Allora, in realtà, perché io ne ho una simile che uso, un cucchiaino fatto in questo modo, che adesso vi mostro, che uso per lo zucchero. Io ho due zuccheriere che uso giornalmente, cioè che non fanno parte di nessun servizio, le uso, sono proprio da battaglia, una per lo zucchero semolato normale e uno per lo zucchero di canna. E hanno questa palettina molto carina, diversa dal solito cucchiaino. E io ne ho comprate due su AliExpress, sono belle loro. Adesso se riesco ad aprirne una, ecco qua. Però sono grandi. Sono più adatte, non so, alle caramelline o ai confettini. Ecco, magari le userò per quello. Ho pensato, siccome io ho sempre in casa gli smarty, sì, o gli M&M, ecco, così non ho il dubbio del se la S va pronunciata oppure no, per i nipotini. Di solito ne do una manciatina, una cucchiaiatina da mettere nello yogurt, per ingolosire un po' lo yogurt, quello bianco normale. E magari le userò per quelle, perché per lo zucchero proprio non va bene, è una dimensione troppo grande per il cucchiaino, per lo zucchero. Sono due, quindi comunque non vanno sprecati, ecco, l'importante è quello. Invece, che riguarda già il Natale, ho preso questa che è una vetrofania. Adesso andiamo ad aprirla insieme, una vetrofania che voglio mettere, vediamo se riesco a non rompere poi il, ecco qua, che è poi da tagliare, perché praticamente si poi c'è dietro. Praticamente ho detto praticamente almeno 5 volte. Cambiamo. In pratica bisogna tagliarlo perché c'è sia il Merry Christmas che l'Happy New Year 2019. Si deve tagliare questa parte e poi metterla sotto il Merry Christmas, oppure usarli separatamente. Voi li vedete adesso sul fondo bianco, ma in realtà poi c'è la carta dietro. Vedete, c'è anche la carta quadrettata in modo da tagliare dritto, e poi è trasparente perché, appunto, come dicevo prima, è una vetrofania. Vi faccio vedere, vedete. Questo poi la pellicola dietro va tolta e si attacca poi tutto sul vetro. Io appunto le voglio mettere queste scritte su uno specchio che ho nell'ingresso, in modo che quando si entra c'è subito l'augurio sullo specchio. Si può mettere anche però sul muro, ho letto, per cui volendo. Poi una cosa molto graziosa che ho voluto prendere sono questi mini alberelli di Natale. Questi, adesso vi faccio vedere, sono quattro, questi mini alberelli con la stella in cima, vedete, che si accendono. Loro sono stati bravissimi perché io pensavo di dover mettere la pila, invece sono già. Vedete, cambiano colore. Lampeggiano e cambiano colore. Davvero graziosi. E ho pensato che fosse un'idea carina da mettere sulla tavola di Natale.
proprio sulla lunghezza della tavola mettere questi, anziché la solita candelina che poi si spegne, fa il fumo, magari può dare un po' fastidio, e invece questi mi sono sembrati, adesso li accendo tutti e quattro, così facciamo un po' di luminaria di Natale, ecco qua. E così mi sembrava appunto un'idea graziosa per la tavola di Natale. Così non c'è fumo, non c'è pericolo per i nipotini che vadano a toccare la fiammella della candelina. E questo è tutto per oggi. Sto aspettando altre cosette natalizie. Però volevo vedere un po' anche magari andare senza aspettare AliExpress, che comunque ultimamente è bravo, non fa aspettare troppo, e andare magari a fare un giro dai cinesi o magari in qualche altro posticino con cosette un po' più particolari. Non so se c'è ancora, perché qui a Bergamo negli anni scorsi c'era Giardinia, che aveva delle cose veramente spettacolari per Natale. Queste sono le mie piccole spesucce odierne. Io vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!